Stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, l'arbitro del match Pescara-Modena, una delle due sfide più importanti di questa decima giornata, l'altra naturalmente Reggiana Ancona, prima contro seconda. L'arbitro è Monaldi di Macerata, assistenti Valletta di Napoli, Feraboli di Brescia, il quarto uomo è Collu di Cagliari. Eccole qui le immagini, 3-4-3 del Pescara, Pescara senza Cancellotti all'ultimo momento, da forfè anche Dursi davanti, De Marchi, Ferrari con Clemenza, quindi sempre 3-4-3 con Clemenza che qualche volta si accentra alle spalle dei due attaccanti. Ci prova subito De Marchi, un tiro cross in stirata, Ferrari blocca il pallone, Gagno, estremo difensore del Modena, classe 1996, ex Brescia. Il pallone respinto ancora dalla formazione emiliana, c'è questo tentativo, o meglio Ogunseye che se ne va a ingrosso, poi l'appoggio centralmente per Mosti che sfonda centralmente, manda fuori giri Iglianes, sinistro dal basso verso l'alto, nulla da fare per il portiere del Pescara Raffaele Di Gennaro. Siamo al quinto minuto nel corso di questa partita, Pescara 0, Modena 1, il gol di Nicola Mosti, poi analizzerà che cosa non ha funzionato il nostro Fabio Ferraresi, però è bella questa percussione centrale di Nicola Mosti, viene preso controtempo Iglianes, il sinistro che fredda il portiere della Pescara Raffaele Di Gennaro. Nicola Mosti, classe 1998, va via Gerli che ha giganteggiato nel primo tempo, mai schermato dai centrocampisti e dagli attaccanti soprattutto del Pescara, l'apertura sinistra per Ogunseye che non prende la porta da posizione più che privilegiata. Gerli, classe 96, migliore in campo senza dubbio, il metronomo della squadra allenata da Tiglio Tesser. Il pareggio del Pescara, un tocco e via, Memuscia, Clemenza, quindi Zita, il cross col destro, il controllo di Ferrari, il gol da attaccante di razza, il quarto in questo campionato per l'italo-argentino Franco Ferrari, classe 1995, quarto sigillo in campionato, tutte le reti le ha realizzate all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Rivediamo ancora l'azione del gol, perché comunque l'azione manovrata da apprezzare da parte del Pescara, un tocco e via, ripetiamo, Memuscia e Clemenza, l'apertura per Zita, il cross con il destro del giocatore belga classe 2000, il controllo di Ferrari, rimane un po' piantato sui piedi diciamo così per Greffi, però è stato molto bravo nel movimento Ferrari che gira imparabilmente per il portiere Gagno. Attenzione al calcio di rigore sul finire della prima frazione, l'imbucata di Ogunseye, non c'era nessuno a schermarlo, a contrastarlo, in ritardo Iglianes ammonito, il fallo da rigore c'è su Giovannini, non ci sono dubbi, ecco qui parte in posizione regolare Giovannini, la spinta di Iglianes viene ammonito, ripetiamo, dal direttore di gara il signor Monaldi di Macerata. Sul punto di battuta Roberto Ogunseye che spiazza Raffaele Di Gennaro, questo è il sesto rigore subito dalla Pescara dall'inizio della stagione, un sinistro preciso, portiere da una parte, palla dall'altra, Ogunseye, classe 1995, italo-nigeriano, ex Cittadella, lo scorso anno 5 gol in Serie B, ha giocato in C anche con l'Olbia, insomma un giocatore sicuramente importante, rientrava dalla squalifica dopo 3 giornate di stop, era stato fermato dal giudice sportivo, il colpo di testa nel secondo tempo di Ferrari imbeccato da Zappella, manca però la potenza, un colpo di testa debole, questa poteva essere una buona opportunità, dopodiché solo e soltanto Modena, Modena padrona del campo, la squadra di Attilio Tesser che manovra a suo piacimento, c'è questo spunto di Mosti, il trequartista ex imolese, la parata di Di Gennaro, ha giocato con De Marchi nel 2018-2019 in quell'imolese splendida guidata da Alessio Dionisi, quindi nel finale Bocic è entrato in corso d'opera, se ne va sulla sinistra, ci mette la mano il portiere Gagno, poi anche Azzi in qualche modo riesce a liberare la difesa emiliana e poi svirgola il pallone di Ambo. C'è un finale comunque negli ultimi minuti generoso da parte del Pescara, il sinistro di Frascatore, la palla termina di poco al lato rispetto al palo sinistro della porta, difesa da Gagno, ammonito anche Bocic che protesta per questo presunto rigore, insomma la distanza è troppo ravvicinata, il tocco di Ponzi che non ha il braccio attaccato al corpo, però non ci sono assolutamente gli estremi del calcio di rigore a Pescara, Modena batte Pescara 2-1.